Era il suo primo giorno di lavoro nella sua Sicilia dopo anni passati da emigrante a lavorare in Francia, poi il ritorno nell'isola, l'ingaggio per un cantiere nell'Ennese dove purtroppo Roberto Savasta, un operaio di 28 anni di Niscemi, ha trovato la morte. Il giovane ha perso la vita precipitando da un ponteggio allestito in un cantiere a Val Guarnera. Era stato appena assunto da una società di Ragusa e si sarebbe dovuto occupare della manutenzione dei tetti. Secondo una prima ricostruzione, era al lavoro sul tetto del magazzino di stoccaggio di un hard discount quando è precipitato nel vuoto, facendo un volo di 12 metri. Il 28enne è stato prontamente trasportato all'ospedale di Enna, ma a causa delle ferite riportate non ce l'ha fatta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Enna per effettuare i primi rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro, su cui sono in corso le verifiche. I militari dell'arma hanno sequestrato l'area dell'incidente e stanno indagando per accertare eventuali responsabilità. Roberto era originario di Niscemi, dove era molto conosciuto, così come molti suoi coetanei era stato costretto a fare le valigie e andare all'estero per riuscire a lavorare. Fin da ragazzino aveva prestato la sua manodopera all'interno di un'azienda agricola che si occupa di ortaggi, poi la partenza per la Francia e il rientro lavorativo tanto desiderato in Sicilia. Quel lavoro però, che gli aveva permesso di ritornare nella sua terra, è stato l'ultimo della sua vita, stroncata troppo presto. Quello di Roberto è l'ennesimo incidente sul lavoro e su questa nuova morte bianca la Segreteria Confederale della CGIL lancia l'allarme. Roberto è l'ennesima vittima, l'ennesimo lavoratore che esce la mattina per andare a lavorare e non ritorna più a casa. Esprimiamo tutta la nostra rabbia, ma non la nostra rassegnazione, perché chiediamo e pretendiamo che ci sia sicurezza nei posti di lavoro, che ci sia formazione, che ci sia prevenzione. Non possiamo più tollerare e ammettere che i nostri giovani, i nostri cari, i nostri figli escono da casa e trovino la morte perché devono andare a lavorare. Il nostro paese, fondato sul lavoro, deve pretendere per questi nostri lavoratori, per tutti i nostri lavoratori, sicurezza, prevenzione e salute. Ed è per questo che come CGIL ogni giorno cerchiamo di imporre, di gridare a tutti la necessità della sicurezza nei posti di lavoro.